tutti, oggi parliamo dell'esportazione dei dati di LinkedIn. In tanti mi avete chiesto se è possibile avere un database relativo alle nostre connessioni. Assolutamente sì, è scritto in piccolo piccolo, quindi ci sta che molti magari non l'abbiano visto o non abbiano fatto caso a quello che è, può essere, però sì, si può scaricare un archivio. In realtà diversi archivi con diverse informazioni. Quello che interessa normalmente sono nome e cognome, l'azienda, il ruolo e le azioni che fanno, da quando sono attivi, quanti post pubblicano, per capire un po' l'attività che c'è. Puoi fare con i filtri di Excel, quindi smanettare tra virgolette con Excel per vedere anche che tipo di connessioni abbiamo. Quindi andiamo sulla linguetta, rete. Dopodiché andiamo sui collegamenti. In alto a destra c'è scritto gestisci i contatti sincronizzati e importanti. Cliccando lì c'è la scritta esporta i dati. Da lì vi si apre un'altra schermata dove voi potrete scegliere che cosa scaricare, se un archivio completo o solo determinate informazioni. Troverete poi nel file connection, se scaricate tutto l'archivio, il file proprio con questa tipologia di informazioni, .csv, che è trasformabile quindi facilmente in un file Excel. E da lì potete iniziare ad analizzare quello che è il vostro network, quindi si può fare con le ricerche, con i filtri attraverso LinkedIn, si può fare anche però esportando su Excel. Ci sono modi diversi, si possono fare quindi azioni diverse. Provatelo, vi consiglio di essere collegati a un wifi perché è pesante. Vi dovrebbe arrivare una mail entro le 72 ore per l'archivio, oppure, come è capitato a me la seconda volta, perché la prima volta non ha funzionato, la seconda volta si è aperto direttamente lo zip, quindi voi unzippate e troverete le diverse cartelle con i file. Provate e vedete se queste informazioni vi sono utili e come utilizzarle.